Siamo nella chiesa di Santa Maria in Trivio. Questa chiesa, diciamo, ha diverse opere di interesse artistico abbastanza ingente, però l'affetto, diciamo, è legato a questa tela che ripropone l'immagine della Madonna del Calice, Madonna delle Missioni, quella che oggi noi, sintetizzando, chiamiamo la Regina del Preziosissimo Sangue, che fu un quadro che San Gaspare diffuse nella predicazione delle missioni popolari dal 1820 in avanti, facendo in modo che questo diventasse l'unica immagine da portare nella predicazione, perché San Gaspare riteneva durante la predicazione che la Madonna fosse lei la direttrice che riusciva a scuotere i cuori e a riportarli a Gesù. La Vergine con una mano sorregge il bambino, con l'altra lo indica ai fedeli, guardando i fedeli, mentre lo stesso bambino presenta il calice. San Gaspare a questa tela volle fare una piccola correzione. Nelle mani del bambino c'era una crocetta, fece sostituire da un pittore del tempo la crocetta con un calice, proprio per indicare ancor più il senso e la missione di Maria come donna dell'alleanza nuova, quindi come madre del Redentore e quindi di tutti noi che sotto la croce le siamo stati diciamo consegnati come figli, e lei ci è stata consegnata come madre per attingere al mistero principale della redenzione, che è il sangue. In ogni nostra chiesa San Gaspare voleva che ci fosse questa tela, proprio per richiamare a questa spiritualità forte del sangue di Cristo. Noi, in quanto missionari del Preziosissimo Sangue, diciamo, abbiamo come carisma proprio l'evangelizzazione nel segno del sangue di Cristo. Chiaramente Maria non solo è colei che questo sangue a Gesù umanamente glielo ha dato nell'incarnazione, ma Maria è anche quella che questo sangue ai piedi della croce l'ha offerto. E quindi l'invito che ci viene da Gesù, che ci dice bevetene tutti e il sangue dell'alleanza, è un invito sempre attuale, in ogni istante, in ogni momento, in ogni parte del mondo.